Ciao da Simona Bertocchi, autrice della Casa del Melograno, mio ultimo romanzo storico, edito da Giovane Holden Edizioni, la cui copertina è stata realizzata dall'artista digitale Deborah Zuanazzi. È una saga familiare. Racconto le vicende della grande famiglia Martini, una famiglia appartenente alla ricca borghesia fiorentina, una famiglia di potenti imprenditori del tessile. Le loro storie si uniscono alla grande storia, anzi, le loro storie raccontano la grande storia, la storia del Risorgimento italiano. Fanno infatti da sfondo i giganti di quell'epoca, Mazzini, Garibaldi, Cavour, e in parallelo le non meno affascinanti storie dei Martini. Dal patrono Fulvio e Donna Fedora fino ai loro figli e ai loro nipoti, tanti sono le generazioni che si susseguono figli del Risorgimento. E quindi incontreremo uomini coraggiosi, apparentemente indomabili, donne apparentemente fragili, ma che fanno della loro fragilità una forza e che riusciranno a tenere salda la famiglia. E all'ombra del rigoglioso melograno che cresce nel giardino di casa Martini, tante sono le storie, ma anche i misteri, anche i tormenti, le passioni di questa famiglia che raccontano un grande periodo storico. Quindi io vi invito a entrare a casa Martini per conoscere la loro storia e ringrazio gli amici di Toscana Libri. Buona lettura. Nel quartiere di Santa Maria Novella i Martini erano molto conosciuti. Il palazzo rinascimentale in via della Porta Rossa, vicino alla loggia del Mercato Nuovo, apparteneva alla famiglia fiorentina da generazioni. Proprietari terrieri e imprenditori tessili da sempre vivevano nella strada famosa per le botteghe artigiane dell'arte della seta, ma non temevano la concorrenza. Oltre a due fabbriche tessili nella Val di Nievole, possedevano svariati immobili. Erano di loro proprietà anche una bottega di tessuti pregiati in via dell'Oche, protetta dall'imponente ombra della cupola, svariati terreni nella Lucchesia e fruttuosi vigneti e oliveti in tutta la Toscana. Si mostravano come una famiglia unita, eppure i problemi dentro le mura dei loro palazzi erano frequenti. Le vicende dei Martini, come quelle di tutte le famiglie in vista della città, erano pane per i pettegoli e incuriosivano i fiorentini non meno delle indiscrezioni che arrivavano dal Granducato. La Casa del Melograno, Giovane Holden Edizioni.